Mi ha citato Goethe. Ho l'impressione che lei abbia più talenti di quanti non mi voglia far credere. Cos'altro le piace? Beh, leggo molto di criminologia. Ah sì? Anch'io sono un'appassionata di criminologia. Mi dica un caso che l'ha colpita. Mi ha colpito molto il caso di Ted Bundy. Mi parli di lui? Era un ragazzo attraente, con ambizioni in politica, un tipo che piaceva alle donne. La corte lo ritenne colpevole di 36 omicidi, ma lui affermò fino al giorno dell'esecuzione di averne compiuti 10 di meno. Le sue vittime si assomigliavano, erano donne molto belle, giovani, con i capelli lunghi, neri, scriminati. La maggior parte di loro fu adescata con la tecnica del braccio ingessato. Chiedeva aiuto alle vittime per trasportare oggetti vari in macchina. Ha visto Il silenzio degli innocenti? Sì. Il maniaco scuotatore, il maniaco scuoiatore, mamma mia, ho detto una cosa irripetibile adesso. Si ricorda come adesca le vittime? Col braccio ingessato, proprio come Ted. Una volta salita a bordo del maggiolino di Bundy, la ragazza si accorgeva che al suo sportello mancava la maniglia. Cos'è la colpita? A parte il modus operandi finale che trovo raccapricciante. Perché? Perché violentava le sue vittime, pare nel momento del decesso. E a parte questo, cosa l'ha colpita? Mi ha colpito il fatto che non riesco a capirlo fino in fondo. Perché? Gli altri killer li comprende? Non comprendo il fatto che uccidano, però sapere che hanno avuto un passato difficile mi aiuta a provare anche pietà nei loro confronti. Bene, ora torniamo al suo, di passato.